davanti lo sai che giocherai poco. Ha fatto la fine dei gabbiatini. Assolutamente sì, sì, sì. Invece per quanto riguarda l'altro avversario di mercoledì, passiamo all'Udinese. Due portieri di assoluto valore come Scuffè e Bizzarri, con primo conosciamo e secondo portiere, benissimo, Albano Bizzarri, sì. Portiere che ha militato nella Lazio, portiere secondo me molto bravo. Buon portiere, sì. In difesa comunque giocatori come Danilo, Pezzella, pure l'Udinese a livello di esperienza, unisce l'Udinese a differenza del Chievo, però unisce l'esperienza, giocatori navigati con giocatori molto giovani ma di assoluto talento come può essere Widmer. Ultimamente Valon Berami con Oddo è tornato di rotare pure, anche se attualmente credo che sia infortunato. Però pure Jankto, Barak sono diciamo un po' i pezzi pregiati del momento. Barak Jankto sì, già da diversi anni ha una valutazione notevole come ma gli ultimi due mesi Barak con i gol che ha fatto è un bel giocatore. Quando vi parlavo di esperienza, comunque hanno pure Alfredson che ha militato nel Verona per tanti anni. Barak è un giocatore interessante, sì, giocatore della Repubblica Ceca come Jankto, però Jankto per questo non è male. Pure De Paul, l'argentino, sì. Sì, cioè, una squadra che lavora così magari aspettando la stagione, poi che magari questi talenti esplodono tutti quanti insieme, poi per poi magari arrivare a raggiungere qualcosa come, quello che comunque, ha sempre fatto quello che ha sempre fatto comunque negli ultimi 20-30 anni, comunque poi con piazzamenti importanti in Europa League, addirittura anche sì, a spese nostre in Champions League. Poi fa cazza con questi giocatori. Nell'Udinese c'è pure Kevin Lasagna che quest'anno comunque è andato a segno svariate volte. Esatto, ha raggiunto una maturità nella massima serie che ancora gli mancava, nonostante avesse giocato già qualche anno poi col Carpi anche in Serie A, però poi quest'anno diciamo sta raggiungendo una maggior consapevolezza, uno degli elementi poi da tenere maggiormente d'occhio. No, ce n'hanno dei giocatori bravi a voglia. Forse avrebbero puntato un po' di più sui gol di Maxi Lopez, che magari c'ha altri pensieri. Esatto, quella momento. Era un po' la loro idea, però comunque non credo più di quel determinato apporto può riuscire a dare, però allo stesso tempo hanno trovato poi in Lasagna il bomber magari che non ti aspetti. Sì. Quindi con l'allenatore Massimo Oddo diciamo hanno trovato un po' la quadratura del cerchio. È vero che poi hanno vinto 5 partite con una squadre non impossibile, però intanto le devi vincere le 5 partite. Beh, intanto l'Udinese era nemmeno quelle vinceva, l'Udinese no? Rischiava era, seriamente. Sì, sì, stava rischiando seriamente e ora invece addirittura si trova a proprio pochi per punti quello dall'Europa. Che ci siamo detti, è una squadra assortita in maniera che non è abituata a lottare per la retrocessione, quindi quando ci sono molti giovani così che magari non abituati sotto pressione. C'è una bella rete di osservatori. Sì, assolutamente. Tutto il mondo. Sì. Soprattutto diciamo tanti talenti in Africa che hanno scovato loro. Veramente penso poche società hanno lavorato così nell'ultimo quindicennio più o meno. Sì, assolutamente. Vabbè, quello è il loro punto di forza. Loro hanno sempre fatto la famiglia Pozzo. Beh, sì. Questa hanno anche lo politica. Hanno anche lo stadio di proprietà ora. Stadio di proprietà e credo che questa cosa gli consenta pure magari di pensare un po' più in grande avendo lo stadio di proprietà, magari piano piano nel corso degli anni. Sì, penso comunque tornerà ad attestarsi tra quelle lì comunque che lottano per l'Europa, che possono essere possibili outsider, come poi comunque è stato fino a 3-4 anni fa più o meno, perché poi si è smantellata un po' negli ultimi anni, ha fatto dei campionati più o meno anonimi o comunque senza troppi sussulti. Beh sì, perché voi comunque considerate salto, che l'Udinese subito dopo l'Atalanta c'è l'Udinese, insomma sta a 2 punti dall'Atalanta, quindi il piazzamento in Europa League è assolutamente possibile. O forse due, poi una partita sarà in meno, sì, perché noi partiamo per scontato esatto, ce l'hanno anche loro, ce l'hanno anche loro. Giustamente. E poi avendo la partita con la Spal, quindi alla loro portata. Capito. Saranno a fare gli stessi ragionamenti che facevamo noi con i 6 punti. Sì, secondo me, non dico sui 6 punti, però secondo me staranno ragionando 4. Vittoria con la Spal e cioè andiamo a Roma. No, 3. No, secondo me loro pensano, andiamo, visto che non abbiamo più l'assillo di fare punti salvezza, faccio i 3 punti con la Spal, vado a Roma e me la gioco come so a giocare senza avere niente da perdere. Ma insomma, quella è la mentalità dell'allenatore Oddo, anche col Pescara lo scorso anno, con una squadra che veramente
non aveva nulla per rimanere nella massima categoria, ha provato comunque a disporre le proprie idee di Sempre, gioco, sì, è vero. sempre comunque, nonostante poi questo gli sia stato proprio per lui molto controproducente con l'esonero e tante critiche anche sul suo modo di Eh fare. sì, anche perché se andiamo ad affrontare due squadre che hanno avuto un cammino inverso, perché il Chievo era partito bene e poi piano piano è Sì. andato giù e l'Udinese invece è partito male. Beh, è un po' il Adesso. cammino solito del Chievo. Il Chievo sempre nelle parte molto forte, Sì, fa i ma un punti. calo così a metà stagione, di solito loro vanno a Sì, fine stagione e proprio. poi Sì, li da febbraio in poi distribuisce. solitamente. Sì. Adesso che si sono sganciati, poi diciamo, Diciamo, vabbè, comunque nella sono loro. agevolati pure dal punto di vista che dicevamo prima, perché comunque Il la Chievo. Spal che è quart'ultima a 15 punti, e già comunque ci sono 7 Il punti. Chievo ha sempre fatto campagna acquisti da febbraio in poi. Una volta arrivato alla salvezza, ha cominciato a distribuire i punti in modo che le squadre, a Sì, cominciare da chi ci abbiamo qui vicino in città. il Chievo comunque no, pure negli ultimi anni è un po' in controtendenza, piano piano il progetto del presidente del Chievo si sta concretizzando, perché comunque hanno puntato molto sul settore giovanile, quindi credo che fra poco, a differenza di adesso, vedremo un Chievo che innesta molti più giovani, perché pure la primavera del Chievo comunque è Sì, una primavera importante. Stanno vero. costruendo e stanno ampliando un centro sportivo dove vogliono fare La proprio cittadella, sì. un'accademia importante, quindi sicuramente il Chievo non è un progetto come noi magari scherziamo, diciamo squadra simpatia dove giocano solo giocatori di una No, certa c'è un età, lavoro c'è un dietro progetto valido, importante. anche perché sennò non potresti stare in Ass Serie A assolutamente sì, ma poi con un bacino d'utenza così ridotto, perché praticamente zero. praticamente zero. Il Chievo è veramente almeno, tra virgolette, seguito di tante squadre che sono anche in Lega Pro, in Serie D, però allo stesso tempo comunque con delle idee e con comunque voglia di fare, riuscita a creare un qualcosa di unico e straordinario, perché una sola retrocessione negli ultimi 15-16 anni, più o 16 meno anni, sì. 16 E anni, beh, non stai in Serie A per 15 non anni resti in se quel non hai un caso, no, processo certo. E tra valido. l'altro, la volta che retrocesso, retrocesso all'ultima giornata per poi solite combinazioni comunque fastidiose, tipo c'era lo scontro diretto col Catania, chi delle due avesse perso sarebbe retrocessa perché poi le altre avevano il Sì, calendario più favorevole, quindi ma poi il rischio di queste squadre quando vanno in Serie B è passarci moltissimo tempo, invece loro con un anno sono subito risaliti in A, e sì, questo pure è indicativo assolutamente, solo della le, diciamo, validità del progetto. tra virgolette, le diciamo quelle un po' più grandi, diciamo tra le piccole, riescono comunque a sopperire pure a situazioni del genere. Se retrocedono, poi riescono magari a risalire. In altri casi, comunque, magari Non è facile, sì, risalire, non è assolutamente esatto, semplice. Come si è l'anno visto anche il successivo. Torino, l'Empoli, tanti anni, comunque ci hanno rimesso tanto tempo per poi risalire. Quindi, tanto di cappello a questa Eh squadra, beh, sì, però poi come abbiamo speriamo di detto, spezzare il una tabù. squadra che non ha praticamente tifoseria perché è un quartiere di Verona, Esatto, quindi esatto. molto Sì, ridotto. sicuramente viene vista comunque poi come la parte, diciamo, minore di Verona, perché comunque è sovrastata dall'Hellas, che Beh, comunque storicamente la il parte Chievo ancora calorosa. sì, dovrà fare ancora tanto per arrivare ai fasti del Verona, perché come con Galderisi. Beh, Come abbiamo detto sicuramente. poco fa, comunque il Verona è una squadra che ha vinto pure lo scudetto in Italia. Perché Beh, però penso comunque sono discorsi completamente diversi. Il Verona riesce a mettere comunque 30.000 spettatori sì, perché è anche. la squadra di Verona, È la esatto, squadra sì, proprio che rappresenta storicamente poi la tutta città, la quindi città, certo. comunque Mentre il Chievo è un quartiere, è un po' come le squadre di quartiere famose, ci sono magari nell'arco in però per Europa. carità è uno spunto, cioè comunque secondo me tante squadre minori dovrebbero prendere come esempio il Chievo per provare a sognare, perché comunque una realtà così consolidata penso debba essere presa come esempio. Sì, beh, il Sassuolo un po' l'ha fatto Sì. ed Anche è riuscito ad arrivare pure in Europa se con League, mezzi anche diversi, va, diciamo così. sì. Sicuramente, Sì, con penso. mezzi diversi dal punto di vista economico, è vero, Sì. perché comunque il presidente La proprietà del che c'è dietro è Sassuolo è diversa. Beh, tutt'altro, però abbastanza. comunque Sì, come con realtà, diciamo, a livello di pure là tifoseria siamo lì. mettendo, anzi no, il Sassuolo magari ha pure più tifosi, però comunque pure il Qualcuno, Sassuolo sì. mettendo molti giovani con buoni osservatori è riuscito ad arrivare in Europa League. Diciamo che i giovani del Sassuolo molti sono in prestito da Juventus, Roma, Inter, c'è Beh, una roba del certo, Chievo. però giocatori non Però anche sono il non è che vivaio. prendono prestiti di Ah, giocatori, no. perché ce Sempre. ne sono molti di giocatori giovani della primavera, devi pure saper scegliere Sì, sì, quelli sì, sì. bravi. Insomma, loro hanno sempre comunque
preso giocatori di livello. Rispetto al Chievo è un parcheggio per le squadre più grandi, però sì, è un'ottima. E soprattutto non stanno bussando, ma credo che stia piovendo molto forte fuori. Quindi, Sì. Antonio, te che sei Infatti venuto col motorino, stavo pensando proprio a questa cosa qui, però vabbè. preoccupati. È il rumore della pioggia. Sì. Eh sì, assolutamente. O è gente che batte le Ma, mani, ma non no, no, no. credo che ci Da un battano le lato mani per problemi, meglio diciamo. così, perché sennò che non ci sono problemi tecnici, quindi meglio il rumore della pioggia, assolutamente. Bene ragazzi, allora mi sembra che abbiamo detto tutto per questa settimana. Possiamo andare ai saluti. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sì, perché la Lazio gioca sabato, quindi bisogna ricordarsi bene perché abbiamo pure due partite di lunedì che sono quella col Genoa e quella con il Verona contro l'Hellas, credo ci abbiano messo di lunedì. Quindi quello poi vi diremo quando spostiamo la trasmissione. Comunque per la settimana prossima, appunto, l'appuntamento è di lunedì alle 21, in cui parleremo sicuramente della partita di domenica contro il Chievo. Andremo ad analizzare più a fondo quella che andremo ad affrontare poi il mercoledì contro Immediatamente l'Udinese. dopo, assolutamente. Bene, allora un ringraziamento a Galderisi che è intervenuto telefonicamente, un ringraziamento a Radio Roma Futura e a Max Morgante, un buonanotte a tutti e un Forza Lazio. Forza Forza Lazio. Lazio, buonanotte. Se sentivano i microfoni. Come ci capitò quell'altra volta, ricordi che Maxi disse, però io l'ho sempre chiuso, mi sono sempre assicurato di averlo chiuso, non so qual è il problema. Vabbè, tanto però mi ha detto un amico mio che a parte Andrea che si sentiva un po' di più, perché magari però ha detto comunque noi più o meno. Vabbè. Ma tanto non abbiamo detto parolacce, cose così, quindi. Però se uno di Maxi questa cosa qua di Andrea mo ci riprende di nuovo, Perché? Ah. No, perché l'anno scorso ci si era un po' arrabbiato questa cosa qui, mi ricordo ce lo diceva sempre. Già mi figura, quindi da ridere No, vabbè. bisognerebbe sempre dirlo, No, però. vabbè, per radio no, poi. Però no, per radio no, la Stava ubriaco. vabbè, speriamo che Maxi non sente la Stava per qui magari non ha sentito. Sì, ma infatti penso che abbia un po', a un certo punto si vedeva che era sconnesso. Dalla squalifica, Max Morgante. Multa, multa. Che spiove. Eh sì, Dove vai? Anche se ero già uscito di casa. Io non pensavo che piovesse. No, infatti no, quello che non te l'aspetti, sono di solito c'è una tuta impermeabile che vinto il Manchester.